Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo qui su Minecraft. Ragazzi, ho dato una piccola sistematina, da qui non vedete che cosa ho messo. Questo. Ragazzi, ho tolto la scritta Zoo da qua e l'ho messa qui, perché quella in teoria è una specie di fattoria, mini fattoria. Invece questo è letteralmente uno zoo. Quindi entriamo dentro e vi volevo spiegare che cosa volevo andare a fare. In teoria volevo andare a fare delle piccole, come dei piccoli buchi qui in questo pavimento, dove saranno i piccoli habitat degli animali. Poi ci sarà un grande acquario qui in mezzo e castagne. Va bene, possiamo iniziare ragazzi. Prima di tutto direi di fare il grande acquario. L'acquario che sarà così, guardate, allora partirà con un 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 e poi si chiude. Voi penserete, ma non è un po' piccolo? Infatti non è piccolo, perché ragazzi andiamo a ingrandirlo adesso. Ok, andrà così, ecco. Ora si fa così, guardate. Andiamo a ingrandirlo. Da adesso in poi sempre di più andrà a ingrandito. Ok. Ok, e per così fino a quando non raggiunge la parte più alta del soffitto. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, questa è la grande vasca degli squid che se ne vanno tutti giù, non so perché, però castagne. Vabbè ragazzi, adesso avrei visto che mi sono guardato dopo la piattaforma e ho visto che alla fine però era un po' troppo piccola, quindi ho deciso di farla sotterraneo questo zoo. Quindi ragazzi, adesso mi scavo delle scale, dove mi scavo delle scale, cioè, verso di lì, perché di qua c'è il deserto, non vorrei franasse tutto. E ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho fatto una bella scalinata che scende giù e da 11 pezzi. E poi ci ho messo anche le luminette e da qua inizierà la nostra stanza, che faremo una specie di toglieremo 20 di là, 20 di là e poi 45 per di là, quindi possiamo iniziare a tagliare 20 di... ok, insomma 2. Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo, perché sennò non finiamo più. Ho sbagliato. Ok ragazzi, non ce la faccio più. Questo video l'ho iniziato a registrare all'una del pomeriggio e guardate che ore sono. Le 6. Quindi lo continuerò dopo la fine della puntata, perché veramente non ce la faccio più. Veramente non ce la faccio proprio più. Quindi andremo a continuare a costruire il nostro villaggio. Andremo a fare la casa del crabbo. Ok, allora questo è il nuovo cartellone dei 700 iscritti, perché quello, cioè dei 700 visualizzazioni, perché quello era fatto malissimo, me ne sono accorto dopo, e poi vabbè anche era lì in mezzo ai piedi, quindi ho messo qui, l'ho riesteticato. È molto facile da fare, non serve molto. Quindi torniamo al nostro villaggio ormai sotterrato, che eccolo qui.
ci sono i conigli assassini, eccoli là, guardateli, conigli assassini. Guardali, guardali questi conigli assassini con gli occhi rossi. E va quello, mi guarda, ma vabbè, non mi guarda, fa niente. Allora, oggi volevo andare a fare la casa del fabbro, che non so proprio come si fa. Allora, credo che si faccia così. Allora, lo faremo qua. E i conigli scappano a caso. Vabbè, comunque, dicevo, prendiamo gli scalini. Dove sono? Aspettate. Non ci capisco più niente, ragazzi. Gli scalini di cobblestone e la cobblestone. Prendiamo gli scalini e ce li mettiamo, però, meglio di qua. Oh, qua, la facciamo qua. E li mettiamo così, tre scalini. Poi prendiamo la cobblestone qui e la mettiamo così. E vabbè, adesso la sto facendo a mente, ragazzi, perché non me la ricordo più la casa del fabbro, come non ci vengo in un villaggio da tantissimo tempo. Quindi proviamo a fare una roba da tipo questa cosa qua. Proviamo così, andiamo a provare. Beh, questi poi ci sono questi. Ricordo più o meno la struttura, me la ricordo più o meno. E le altre cose no. Ok, allora qua si finisce, siamo a 7 minuti, cioè ragazzi eravamo a 4 minuti, 3 minuti, ah è vero, quindi mettiamo un altro qui, mettiamo un altro qua, il cobblestone. Ora, mi pare che dovevo fare con la lava, qui, sì, qui, mettiamo uno, anzi, prendiamo il lastre di cobblestone, Stone Lab. Ok, facciamo così e andiamo a chiuderlo. Ok, no, troppo grande. Va bene ragazzi, sistemo il coso della lava e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, se non mi ricordo male, questa dovrebbe essere la base. Così. Quindi adesso ragazzi andiamo a fare gli interni della casa. Ok. Allora, se non mi ricordo male, qua si dovrebbe fare così. Perché ragazzi è tantissimo che io non vado in un villaggio vero. Infatti questo è artificiale, come potete vedere. Mi fa male. Ragazzi, veramente è tantissimo che sto lavorando lì allo zoo. Veramente ci ho passato, cioè è da luna che ci sto lì sopra. Quindi allora adesso prendiamo la Stone Lab e dobbiamo fare così. No ragazzi, non è così, lo so che non è così, lo so quello. Lo proviamo a fare così. Così già va meglio. Ora ragazzi, lavoriamo agli interni, che praticamente non ci sono. Allora, prendiamo la legna qui.
questa va bene. Attacco. 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 Ok. Qui invece facciamo così. Andiamo di qua fino a qui. Ancora vabbè, fino a lì e poi chiudiamo lì. Scusate che mi sta venendo anche il catarro, quindi siamo proprio a posto. Ok, adesso chiudo qui. Ok ragazzi, questo in teoria dovrebbe essere la casa dentro. Ora, tac tac, qua con questa ci facciamo, ci prendiamo questo, lo mettiamo qua, due di vetro, tre di vetro, questi, vabbè, meglio così, tre di vetro, e qua, chiudiamo così. Qui, vabbè, chiudiamo. Qui vabbè, alla fine però è meglio se facciamo tutto finestrato qui. Qua ci mettiamo due torce ma dopo. E questo qua, questo, poi vetro. Qua facciamo tutto finestrato. Aspettate! Qua chiudiamo così. E ok, questa in teoria è la... una cosa, metto i vetri e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho finito, non è proprio il massimo, però dai, qualcosina è decente almeno. D'accordo, qua questa cosa la tolgo in mezzo, in piedi proprio l'ho messa. E vabbè, si entra, c'è il tavolino come tutti i villager fanno, ho aggiunto la libreria, il letto. E poi vabbè, c'è la cesta, ho aggiunto il quadro perché io sono... Vabbè, poi vabbè, usciamo, rimetto le incudini e poi ci salutiamo. Dove sono? Qua, incudini. Ok. No, ho fatto. Andiamo. E ora... Ok. Qua ci sono i quattro incudini. Va bene ragazzi, questo era, non so che puntata è, praticamente dovrebbe essere la 13ª puntata. Va bene ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un mi piace qua sotto, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.